milanese ha visto affluire a Roma numerose personalità straniere. All'aeroporto del Littorio, dove era a riceverla il ministro elvetico a Roma, è giunta, proveniente dal campo di aviazione di Dubendorf, Zurigo, la delegazione svizzera, composta di 10 persone, incaricata di portare un messaggio di invito per l'esposizione internazionale che si apre il 6 maggio a Zurigo. Alla stazione di Termini è giunto in visita ufficiale il comandante in capo dell'esercito tedesco, generale d'armata Walter von Breitschich, accompagnato dal maggiore generale Tipper Schirz dello Stato Maggiore e dall'addetto militare italiano a Berlino, generale Marras, e ricevuto dal sottosegretario alla guerra, generale Pariani, dall'ambasciatore di Germania von Mackensee, i comandanti del corpo d'armata e del presidio e una larga rappresentanza di ufficiali. Altri graditissimi ospiti sono stati il ministro del lavoro del Reich, Zelde, e il segretario di Stato, Kron, a capo di una delegazione ricevuta dai ministri dei lavori pubblici e delle corporazioni, dall'ambasciatore di Germania e dal presidente della Confederazione Fascista degli Agricoltori, venuta in Italia per preparare il convegno autunnale italo-tedesco per l'adozione di mezzi autarchici nel campo edile. Il ministro per gli affari esteri Conte Galeazzo Ciano, in rappresentanza del governo fascista, il ministro romeno, gli ambasciatori di Germania, di Polonia e di Turchia, i ministri di Jugoslavia e di Grecia, l'ambasciatore di Romania presso la Santa Sede e numerose altre personalità hanno salutato l'arrivo del ministro degli esteri di Romania, Sua Eccellenza Gafeucu, al quale la popolazione romana ha riservato una calorosa accoglienza all'uscita dalla stazione, addobbata di vessilli italiani e romeni.